Buongiorno dall'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente del Veneto. Ci troviamo a Treviso al Dipartimento ARPAV provinciale e stiamo aspettando il nostro collega speciale, denominato così perché è l'ambasciatore della bicicletta per la settimana europea della mobilità. Ciao Andrea! Ciao! Ecco il nostro collega. Andrea è arrivato in bicicletta, adesso ci dirà che è ambasciatore della bicicletta e viene da fuori provincia. Da dove arrivi e perché usi la bicicletta nel tuo spostamento casa-lavoro? Sì. Arrivo da Bassano e faccio questo spostamento ogni giorno e quindi faccio 10 km in bicicletta, 5 più 5, intervallato dal treno, tre quarti d'ora di treno. Bene, e hai considerato quanto risparmi venendo in bicicletta rispetto all'utilizzo dell'automobile? Se dovessi venire in automobile ho calcolato che farei circa 20.000 km all'anno e quindi sì, il risparmio è di circa almeno 2.000 euro all'anno. 2.000 euro contro un abbonamento del treno che costa 600 euro e che con ARPAV abbiamo fatto in convenzione Mobility Manager con Trenitalia. Altra cosa Andrea, oggi è una bella giornata di sole, ma quando piove cosa fai? Scegli l'automobile? No, io ho deciso di non avere proprio un'automobile in più dedicata al trasporto casa e lavoro e quindi mi sono attrezzato, ho nello zaino una mantellina, dei propri pantaloni e questo mi permette di andare con ogni situazione meteorologica. Fantastico, abbiamo detto che ARPAV tra l'altro ci tiene alla sicurezza dei percorsi in bicicletta. E qual è il tuo equipaggiamento? Vediamo che hai il casco e poi sì, cosa poi puoi anche consigliare diciamo di utilizzare? Certo, le luci nella bicicletta sono necessarie, sempre, e poi d'inverno quando un percorso lo faccio al buio ho una giacchettina a catena fringente. Altra cosa, è mai successo un incidente, una rottura nella bicicletta? È successo spesso purtroppo, almeno il primo anno ho avuto varie bucature, forature della ruota e anche lì sono attrezzato con una pompa e delle pezze per il kit di riparazione che condisce un po' a pistare e tenere anche quello nello zaino. Fantastico, quindi diciamolo che per chi volesse fare come te può dotarsi di tutto questo kit e quindi con una spesa minima viaggiare in sicurezza. Certo. Oltre alla sicurezza individuale c'è la sicurezza poi stradale. Allora Andrea, che percorsi trovi tu dalla stazione alla sede di lavoro? Allora, fortunatamente qui trovo tutti i percorsi o in viabilità secondaria oppure in percorsi protetti dedicati, insomma, ai ciclabili a fianco di strada. E quindi sì, l'itinerario che faccio è relativamente sicuro. Perché è importante anche avere lo spazio adeguato con delle piste ciclabili, dei percorsi su sede propria e non la promiscuità con i pedoni, soprattutto le auto. Altra cosa, parliamo di benessere fisico. Ti stanca dopo una giornata di lavoro tornare in bicicletta e fare tanta strada in bicicletta oppure è anche piacevole? Io l'ho scelto anche in termini di sicurezza, insomma, di scuole. Fare un'attività fisica quotidiana è un'attività che mi impegna una giornata per giorno e poi dedicarlo alla lettura, ai social e quant'altro. Quindi è un tempo che mi riforma e invece è fatto nella reazione. Allora, vedete qui a Treviso lo spazio che ARPAV ha dedicato al parcheggio delle biciclette. Abbiamo, Andrea, 4 rastrelliere. È sufficiente? Cosa avresti da dire in merito al parcheggio? Sì, il numero di rastrelliere lo ritengo sufficiente. Il posizionamento e l'assenza soprattutto di una pensilina è invece una criticità che abbiamo sperimentato più volte. Siamo costretti a metterlo sotto questo vano, che però non sarebbe adeguato perché ha anche la presenza di alcuni di sicurezza. Questo parcheggio sarebbe secondo me più adeguato di fronte all'entrata dell'edificio anche per dare un segno di quanto l'agenzia intende investire su questo tipo.